Ciao Fausto, siamo ciao Roberto, siamo Roberto Musacchio e Roberto Morea. Ciao Fausto, oggi ci chiamiamo per Transform che esce mercoledì. Il tema è quello del salario, diciamo molto concreto. Noi naturalmente lo leghiamo alla manifestazione che il sindacato, con molte altre sigle, la CGL, indice per il 7 di ottobre, ma vorremmo stare su quello che poi è l'elemento più materiale della logica, della natura del sindacato, cioè il salario. Due domande. La prima, te la faccio subito, è sostanzialmente perché siamo in questa situazione, e poi dopo a un certo punto ti farò la seconda su che cosa si può fare. Sul perché siamo in questa situazione te la faccio a partire da questa constatazione, cioè si parla molto del Job Act, delle misure degli ultimi anni, però il problema è che la situazione salariale italiana è andata peggiorando, deteriorandosi nel corso dei decenni. Siamo l'unico paese d'Europa che ha un salario medio inferiore a quello del 1990. Molto facilmente ti chiedo perché, secondo te? La risposta più elementare è perché abbiamo perso. Il salario è un indicatore, è sempre stato un indicatore generale, progressivamente ha misurato il livello di civiltà del lavoro e poi più concretamente, direttamente, ha misurato i rapporti tra le classi e poi ha misurato la possibilità di esprimere una critica di massa all'organizzazione capitalistica del lavoro e della società. Tanto che si è potuto parlare, si poteva discutere scientificamente, naturalmente, del lavoro, del salario come variabile indipendente, cioè che prescindesse totalmente dalla produttività, dalla competitività, ma che si configurava come pura espressione dei rapporti sociali, dei rapporti conflittuali. Abbassiamoci un momentino, ma teniamo questa rotta, perché il rovesciamento del conflitto di classe degli anni Ottanta, quello che porta le imprese a combattere contro i lavoratori, è ciò che inaugura il corso che appunto attraverso il rovesciamento del conflitto di classe ha fatto invece del salario una variabile dipendente dal sistema. Dipendente dalla produttività, dipendente dall'accumulazione, dipendente dalla competitività, eccetera. Dipendente. Ora, naturalmente l'Italia è un'eccezione negativa in questo quadro, ma io penso che si fa bene a ragionare sull'andamento generale. L'Italia è un caso particolare di un fenomeno generale, il rovesciamento del conflitto di classe. L'Italia ha avuto un aggravamento perché sul salario, dopo la sconfitta, 35 giorni alla Fiat, legge sulla scala di demolizione della scala mobile, in realtà il movimento sindacale nella sua componente maggioritaria e il movimento politico del movimento operaio nella sua componente maggioritaria scelgono una linea che si chiamerà della concertazione, cioè subita la sconfitta, invece che cercare di porvi mano, decide di andare ad un compromesso con l'impresa, con il capitale, in modo da contenere i salari per poter contrastare l'inflazione. Cioè si passa proprio ad un'idea subalterna del rapporto tra il lavoro e l'economia capitalistica e del salario rispetto al profitto e, se volete, anche alla rendita. Questa fase è negli anni 90, tutte le leggi sulla concertazione muovono in questa direzione. E questo è un punto importante. Se nella fase precedente il conflitto tra capitale e lavoro era regolato prevalentemente dalla contrattazione, in questa fase successiva viene regolato prevalentemente dalla legge. Se non che questa legge è una legislatura non union, cioè è una legislazione che, a partire dalla concertazione, nel corso della quale il sindacato ha dismesso la sua carica critica e la sinistra con esso, anzi di più, comincia a, in qualche modo, a configurarsi una più organica offensiva contro il lavoro, e la legislazione del lavoro accompagna questo rovesciamento. Sono le leggi Bianchi, la legge Saccone, la legge Fornero, il Job Act,
Non casualmente viene preso di mira un elemento simbolico, l'articolo 18, come a dire: voi non potete più far valere un potere né di controllo né di contrattazione, dovete essere appunto semplicemente una variabile dipendente. Il processo di ristrutturazione di cui non sto a parlare, perché ne abbiamo parlato tante volte, è così grande, una vera e propria ristrutturazione capitalistica, è il fondamento su cui si poggia questa controffensiva, e questo spiega il disastro in cui siamo capitati e perché l'Italia, grazie anche a questa esperienza, diciamo così, vede peggiorate le sue condizioni rispetto agli altri, perché c'è una specie di rimessa della questione salariale e più in generale la questione della giustizia sociale all'intervento legislativo e politico, come se il potere contrattuale dei lavoratori non potesse più esercitarsi attraverso in primo luogo il conflitto. Quindi il salario che sta malissimo in Italia, al punto da essere 30 punti sotto quello di Francia e di Germania circa, è il segno non solo di una sconfitta, ma di una resa, cioè di una abdicazione al ruolo che in primo luogo tocca al sindacato di autorità salariale, che è stata sostanzialmente divorata e mangiata da una legislazione non union e da governi espliciti sostanzialmente anti-operai o quantomeno che avevano la presunzione di mediare tra le parti sempre dalla parte del padrone, diciamo così. Senti Fausto, da quello che dici, la battaglia dell'ultimo Berlinguer sulla scala mobile aveva un valore enorme. Molti hanno detto difendeva il potere del PC, e in realtà mi